la prima uscita ufficiale della stagione e, per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, si affrontano il Tamai e la San Vitese. In palio l'accesso al tabellone principale della competizione e dunque la possibilità di sfidare al primo turno la Sacilese. Partono subito forte i padroni di casa, che dopo 3 minuti trovano il vantaggio direttamente da calcio piazzato, con il sinistro di Cima che va ad insaccarsi dove Peresson non può arrivare. Accusa al colpo la San Vitese e così, al 12esimo, il Tamai raddoppia. Tomada serve in profondità Bolzon che, con una serie di finte, ubriaca la difesa ospite e dal limite dell'area trafigge Peresson con un preciso rasoterra. Fatica a reagire la San Vitese, che si crea la prima occasione solamente al minuto 33. Lungo traversone di Zuliani che pesca in area della Bianca, bravo a fare la sponda di prima intenzione per la corrente Giacomini, che viene però anticipato al momento della conclusione da Hagan, lesto a mettere in angolo. 2 minuti più tardi potrebbe triplicare il Tamai. Cima, con un preciso smarcante, libera Conte in area che, da posizione defilata e con Peresson in uscita, riesce comunque a calciare, con la palla che termina la sua corsa sul palo. Ripresa che si apre subito forte, dato che, nel ravvicinato spazio di 2 minuti, la San Vitese perviene addirittura al pari. Al terzo accorcia le distanze direttamente da calcio di rigore, decretato per un netto fallo di mano di Scappin su cross di Soggia, con l'ex della Bianca freddo nel battere Peresini. E poi a completare la rimonta al quinto, quando un cross dalla sinistra di Antonioli è prolungato con un delizioso tacco da Steinhaus per il liberissimo Zanet che, da pochi passi, non ha difficoltà a mettere dentro. Prova a ripartire il Tamai e al 17esimo si crea una buona occasione che nasce dai piedi di Petris, bravo a vincere un contrasto e servire Cima che, quasi dal fondo, mette dietro per Alba, il cui tiro è però da dimenticare. Altra sorte ha invece l'azione che il Tamai confeziona al 32esimo. Manovra sulla sinistra di Conte che serve in mezzo per Hagan, che trova un millimetrico filtrante per Petris che, sul filo del fuorigioco, si trova tutto solo davanti a Peresson in uscita e lo batte per la rete che regala vittoria e qualificazione al primo turno della manifestazione.